La vennetta alla zio Peppe, la storia del primo piatto del mio ristorante. Prepariamolo insieme. Andiamo. Andiamo. Eccoci qua! Sempre dalla nostra cucina dell'orto. Oggi voglio fare un primo piatto semplice. A vennetta alla zio Peppe. Zio Peppe! Vi voglio raccontare il primo piatto di pasta nel mio ristorante. Sabato a vennetta alla zio Peppe. Chi era su zio Peppe? Era mio suocero. Che noi eravamo, io e mio marito eravamo due ragazzi che abbiamo cominciato a fare pizza. È nato come pizzeria. E poi siamo... Con il tempo abbiamo fatto ristorazione, a me piaceva cucinare e abbiamo cominciato sta ristorazione. Però il primo piatto di pasta l'ha fatto mio suocero. Perché? Perché una sera vennero dei ragazzi e mi dicevano si mangiava la pizza. Perché non vanno volevano fare poche paste. E mio suocero che gli piaceva stare in cucina con noi, che gli piaceva proprio cucinare, sapato. E fece questo primo piatto, la vennetta alla zio Peppe. La vennetta alla zio Peppe è una penna semplicissima, però ci stanno poche tutte cose. La protagonista è questa pannetta e l'oliva nera. Vogliamo incominciare, Salvatore? Prepariamolo insieme. Andiamo. Iniziamo con gli ingredienti, dai. Pomodorino. Olive nere. Aglio e peperoncino, una bella penna rigata, anzo pennone, un basilico, olio e sale, e il guanciale, a beccare la vita. Ok. Iniziamo a buttare la pasta, l'acqua e bolle, eccola qua, mettiamo il sale. Devo ringraziare sempre pastificio Daniello. Guarda qua, guarda. Abbiamo scelto questa penna rigatone, che bella, guarda qua. Guarda qua. Sulle belle, sulle ragole. Maestri della pasta. Allora, la pasta cuoce. Noi cominciamo a preparare il sughetto. Ok. Padella. Mangiale. Ma che spettacolo. Sabato. Guarda che bello guanciale qua. Guarda qua. Sì. Sono pochi peperoni, pepe, che c'è romanino, questo pepe che è una squisitezza. Ecco. Olio, l'aglio, il nonno ci piaceva mangiare saporito. Saporito, l'aglio, se lo preferite dentro lo rimanete, se no lo schiacciate, lo buttate dentro, lo facete rosolare e lo togliete. A me l'aglio mi piaceva, mi piaceva niente. Come si mangiava una volta. Poi se non lo preferite. Allora, Salvato, questa è una ricetta che aggiungo con peperoncino, parecchio peperoncino. Eccolo qua, guarda. Abbondante di peperoncino. Costumata, possiamo dire. Costumata di peperoncino. Sabato. Come sta, si sente
l'odore del peperoncino e dell'aglio. Siamo mangiati. E vai. Allora, a me piace un po' di guancio. E metti, metti. Aspetta un momento qua, sentire un po' sto sapore. Eccolo. La pasta nel frattempo sta cuocendo, facciamo un primo piano. Mamma mia, che sta succedendo qua? Mettiamo pomodori già tagliati. Ok, vai. Un po' di sale, allora mentre la pasta si cuoce, i pomodorini pure si cuoce, dobbiamo spiegare una cosa, sapere come si fanno sto olive così. Dobbiamo spiegarla. Dobbiamo spiegare. Se mi assegno. Allora, prendiamo l'olive, queste qua, guarda, mature, sempre, guarda, sempre dal nostro orto. Le nostre papere hanno le pazze. Allora Salvatore, vieni qua. Ok. Allora, si devono bucare con la forchetta. Si devono bucare. Mo per far vedere, per fargli vedere come è normale, si faceva. È normale. Si bucavano e si mettono in danno baratto. E si mettono col sale. Ah, sì. Sale doppio. Sale doppio. Ok. E mano a mano, uno alla volta, e si riempie il baratto. Si riempie il baratto. Dopo di ciò. Allora, per una decina. Li mettiamo in un barattolo con il coperchio, tutti i giorni li andiamo a girare, per una decina di giorni. Poi li assaggi, se l'amaro dell'olive si è tolta, li sciacqui per bene, li metti a asciugare e li facciamo con l'aglio, peperoncino, un po' di origano e olio. Il risultato finale. Eccoli qua. Vediamo. Eccoli qua. Protagonista principale di questo piatto. Ecco qua, vai. Sono quasi pronte. Belle abbondanti. Quindi ripetiamo bene le olive. Allora. Schiacciare con la forchetta. Con la forchetta, l'amaro delle olive, ragazzi, con deve il andare sale via. Si diventa via, quello che comincia a uscire l'acqua. Okay. Amaro. Poi decine di giorni si assaggiano, se sono dolci, allora li togliete dal sale, li sciacquate e li mettete a asciugare. Poi dopo asciugate, prendete e li condite con l'aglio, peperoncino, origano,
e olio e li mettete nel barattolo, li potete conservare tutto l'inverno. La nonna faceva pure un altro modo, quando l'aveva sciacquato, li metteva al sole, quelle si aggrappavano un poco, si facevano un po' secche. Se vi piace così, li potete fare pure così. A me così vanno bene, mi piacciono così. Sono belle, sono saporite. Il sughetto è pronto. Quasi pronto. Guarda. Ladra. È buonissimo. Ecco, scoliamo, facciamo finire di cuocere nel sughetto. Sì, sì. Mamma mia. Guarda, guarda. Ti piaceva il sapore al nonno, eh? Bello piccante. Ecco il sapore. Che risale sto piatto? Che anno risale? 1984. Lontano. Lontano. Guardi che crema. Io vedo, secondo me, sono quasi pronte, eh? Sì, sì. Mamma mia, che spettacolo! Vado pezzettato e basilico con le mani. Vai con il profumo. Guarda qua. Guarda adesso. Apriamo il piattare, se vado. Dai. Piattare, vieni, vieni. Bella porzione abbondante, fogliettina di basilico. Che dici? Facci vedere, va. Guarda qua, guarda. È una ricetta semplicissima, veloce veloce, Salvatore. Basta che a casa due pomodorini, due olive e una squisitezza. Assaggiamo. Vieni qua, vieni. Si sente il sapore degli anni indietro, sapato? Un po' di peperoncino forte forte, un bicchiere di vino. Che volete più rapido? Giustamente più rapido. Un bello piatto di pasta, ecco qua. Un ringrazio a tutti voi che mi state sempre vicino. Un bacione e alla prossima dal nostro orto.